puntate precedenti. Arrivati a Innegard, Bren e compagni vengono avvicinati dalle guardie cittadine che li invitano a conferire immediatamente con il sindaco della città. Dovrete attendere qui, gli dice la guardia. Vabbè. Sì. E se ne va. Chiude la porta e vi chiude dentro. La stanza è una stanza normale di circa 5 metri per 5. Non ha mobilio se non qua e là qualche sedia in legno, abbastanza elegante. Ha delle finestre chiuse da delle imposte interne in legno. Siete soli in questo momento. Stavano aspettando. Sì, no. Pur facevano ad aspettarci. Già. Non scopriamo questo. Però, a dire la verità, non credo che aspettassero noi. Aspettavano dagli avventurieri. Sì, esatto. No. Si sono mossi solo nel momento in cui abbiamo detto tra gli avventurieri. È possibile, sì. Beh, vediamo che cosa sono. Ma questo lo scopriremo. Dipende se il sindaco si fa da vedere. Presto, no? Ci vuole vedere, quindi si farà vedere, bisogna vedere quanto ci farà aspettare. Poi lo intendevo. Deve essere una cosa veloce. Poi mattina, figurati. Vabbè, magari la volta buona che potremmo darci una qualche moneta, magari qualcosa da darci da fare. Se aspettava degli avventurieri. Abbiamo sicuramente bisogno di denaro per poterci pagare le attrezzature. Ma vediamo. Sediamoci. No, c'è da sedersi. Sì, sediamoci e aspettiamo. Ci sono quadri o raffigurazioni, arazzi di qualcosa in questa sala? Sì. Vorrei dare un'occhiata. Qualcosa di simile, diciamo. Appeso alle pareti c'è. Io apro il finestra, guarda cosa si vede fuori. Ok. Allora, prendo le imposte, ci sono dei vetri non proprio limpidi, distorcono un pochino le immagini, come se avessero subito una fusione non proprio perfetta, via. Sono un po', diciamo, fatti male, però fanno vedere. C'è uno spiazzo che intorno al palazzo, ma diciamo di terra battuta, quindi non è giardino, non è nulla, diviso poi a sua volta da una specie di grossa cancellata di ferro molto più alta di quella che si era vista all'inizio, all'ingresso, che funge un po' da barriera. C'è ancora un pezzo poi di città che va dal cancello, da questa specie di sbarra via, alla strada dalla quale poi iniziano a passare le persone, semplicemente però sempre di terra battuta, con dei piccoli pali uniti da delle catene, ma è proprio un limite burocratico, diciamo, cioè potresti sorpassarlo tranquillamente, però fa parte comunque del rispetto, della zona di rispetto del palazzo, e quindi non c'è nessuno lì. Nulla di che. Poi si apre una porta e improvvisamente entra un personaggio nobile, probabilmente, insomma, vestito elegante. Piuttosto basso, magro, arriva verso di voi e dice: buongiorno. 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 Posso sapere i vostri nomi? Lei è il sindaco? Oh no, no, assolutamente. No, no, non sono io. Sono qui in sua vece. Il sindaco vi riceverà fra breve. Vi starete chiedendo perché siete qua. Sì. Ebbene,
perdonateci per la scortesia, ma questo siamo un periodo un po' delicato per la nostra valle. Lo sappiamo. Il sindaco è piuttosto preoccupato per questa situazione e vorrebbe cercare di risolverla. Quest'anno ha deciso di radunare delle forze e cercare di porre fine definitivamente a questo piccolo problema che abbiamo. E perciò sta, come si dice, mettendo le mani su tutti gli avventurieri che riesce a incontrare. È chiaro che qua gente come voi, anche in mezzo a tante persone, risaltano, perché qua più o meno ci si conosce tutti. E quindi, insomma, anche se i vostri abiti un po' tradiscono la vostra vera natura, tuttavia, una volta identificati come avventurieri, siete stati portati qua. Insomma, non so come altro dirlo se non che il sindaco ha un lavoro per voi. Ecco. Fantastico, perché quello che stavamo cercando era proprio un lavoro e soprattutto dell'equipaggiamento. Beh, questi sono particolari che dovrete discutere con lui. Quanto dovremmo ancora aspettare a parlare col sindaco? Ma non credo granché, anche perché stava ricevendo persone illustri della città, ma credo che abbia quasi finito. Nel frattempo, se potete dire a me se avete, non so, necessità di vedere. Sì, scusa, non ho capito il tuo nome. Non l'ho detto, infatti, sono un aiutante del sindaco. Posso sapere il tuo nome? Non ce n'è motivo. Beh, se non c'è altro, se volete attendere qua. Sì, se non hai ulteriori informazioni da darci, aspettiamo il sindaco. No, l'attesa sarà breve, non vi preoccupate. Va bene. Dopo circa una mezz'oretta, il lumino ricompare e apre la porta. Non viene neanche dentro, fa. Prego. Grazie. Andiamo. Beh, l'attesa è stata abbastanza breve. Vi conduce quindi tramite una serie di corridoi. Non sarebbe facile tornare indietro. È piuttosto labirintico questo palazzo, molto grande, come si vedeva. Anche perché eravate attenti un po' a tutto, comunque l'arredo, le altre persone, quindi non avete seguito molto bene la strada. Tuttavia arrivate a un punto dove c'è un discreto corridoio, un po' più largo, con un bel tappeto. Arriva e si ferma, sta per far qualcosa alla porta, poi si ferma e si gira. Oltre a questa porta incontrerete il sindaco. Ecco, io confido che, insomma, avrete delle maniere consone alla sua figura. Ricordatevi che è la persona più illustre della valle. Sì, molto nera. Ok, e quindi mi raccomando, tenete dei toni cordiali, bassi, e ecco, insomma, siate educati, ecco, non voglio offendere nessuno, chiaramente, però non sempre, ecco, di buon umore, quindi vabbè, si rigira, bussa, nessuno risponde, apre, scusate, fa un gesto, ok, prego, prego, venite pure. Vi fa entrare in una stanza più o meno grande come quella dove c'erano gli arazzi, diciamo 5 metri di lato, con finestre solo sul lato a destra, ce ne sono almeno 4 abbastanza grandi, tutto il resto della stanza è senza finestre, quindi vuol dire che confina con muri interni.
Una stanza non è particolarmente ricca e sfarzosa. Non sapete che funzione abbia questa stanza, sia uno studio, sia la sua stanza ufficiale. Comunque, quello che bisogna capire è che, anche se non conoscete la politica e la gerarchia di Notturna, non è un re, non è neanche un principe, è un sindaco, okay? È una carica, quindi alla fine è una specie di funzionario. Anche se non avete idea di cosa voglia dire essere sindaco attualmente. C'è un grosso tavolo di legno scuro, molto nero. Sarà lungo più o meno come questo tavolo qua, forse ancora un po' di più, più o meno le dimensioni sono queste. C'è una persona seduta dall'altra parte, al centro, dove è più o meno il resto alto. Di qua ci sono due sedie eleganti, molto grandi, così come quella dove è seduta lui. E poi qua e là ci sono qualche altro sgabello, però non sembra fatta una stanza per avere degli ospiti, soprattutto non numerosi. Sembra proprio più uno studio. Dietro di lui la stanza è quasi totalmente al buio, però intravedete dei mobili con dei libri, delle pergamene, un po' di tutto. E delle lampade, dei lampadari, ma lasciati spenti, comunque è giorno. La luce fuori entra attraverso le finestre della stanza, la illumina. State ancora guardando la stanza quando la porta viene chiusa dietro di voi, ma delicatamente, senza. Nella stanza non c'è nessun altro a parte lui, che è il sindaco, a quanto pare. Allora, sfoderando la mia voce più suadente, il mio miglior carisma, esordisco. Buongiorno, signor sindaco. Lei ha chiamato e i migliori avventurieri delle tre valli rispondono. Cioè, tu guarda la faccia dopo. Questa è la sua espressione. Volevo abolirlo un po'. Sì, ma vedi che già annichilisce con lo sguardo, quindi Sindaco, sindaco, sindaco. Prendo nota della tua frase. Allora, Aldo è ci tengo solo a dire disperato. che. Allora. Io non lo so più. Aldo è disperato, ragazzi, ha la testa fra le Allora, stiamo parlando di un uomo dalla carnagione molto bianca, chiara, senza capelli, nettamente sovrappeso, nettamente. Lo riconoscete subito perché, primo, fa fatica a respirare, ha respiro comunque affannoso anche se è seduto. E poi lo vedete chiaramente, cioè, insomma, è imponente, sicuramente sopra i 100 kg. Però nonostante tutto non è basso, comunque è alto all'incirca più di 1,70 m, quindi, boh. È vestito in maniera estremamente sfarzosa, ma più pomposa che elegante, come se volesse esaltare la sua figura, il suo status. Ed è vestito, ripeto, come una carica pubblica, non come un re o un imperatore. Ha gli occhi marroni e l'età è comunque già avanzata, avrà all'incirca quasi una sessantina d'anni, poco meno. Tutto sembra tranne che amichevole. Signor Sindaco ci ha convocato. Ha appena esordito Robert, cioè. E io subito dopo. Lascia. Allora, per riuscire a tenersi su, si appoggia su un braccio solo e in mano ha una specie di penna d'oca. La posa stancamente. Poi si tira su e, fatto
forzatamente accenna un sorriso che gli esce ancora più strano sul suo volto. Benvenuti, signori. Benvenuti a Ingard, l'unica città, la più importante lì della Valle di Notturna. Vi hanno già informato del perché siete qua? Sì. Il suo consigliere, di cui adesso mi sfugge il nome, aspetta un attimo, adesso mi dice. Sembra di no. Mamma mia, ci ha accennato che state reclutando degli avventurieri. Avete forse intenzione di sgominare la minaccia che si presenta in questo periodo nella valle? Sembra anche sudato, ogni tanto si pulisce e sudora un po'. Sì, è un periodo di grande afflizione per il mio popolo. Anch'io sono molto triste per questi eventi. Chi è il vostro leader di questo gruppo? Non abbiamo leader. Ah, non c'è nessuna carica? No. Ok, allora. È un periodo duro per la mia valle e la mia città. Abbiamo ricevuto parecchie visite ultimamente, Notturna è molto frequentata. Addirittura abbiamo parecchi ospiti di un certo lignaggio che ci hanno fatto visita. Per noi è un momento di grande gioia. Il mio nome è Nimarno Mercier. E sono la più alta carica attualmente nella Valle Notturna. Volutamente negli anni è stata eliminata dai centri urbani più piccoli questa figura del sindaco per lasciare il comando dell'intera valle a quello della città. Per qualunque cosa dovrete riferire a me o ai miei sottoposti. Non ignoro la vostra specializzazione. Non so cosa facciate, ma so che mi hanno detto che siete avventurieri. Stiamo cercando gente di valore che possa dare la caccia a questo animale selvaggio che affligge le nostre terre. Sono anni che ci tormenta e vorrei far bella figura con i miei ospiti e quindi dare un po' un segno che, insomma, che la situazione è sotto controllo. Chiaramente per questo io conto su di voi come contratto di lavoro, per noi è una missione. Raccoglierò come voi tutti gli avventurieri che troverò. Mi dicono che sono gente di valore, che è abituata a vagare nelle terre, a cercare, stanare questi animali e ucciderli, qualunque essi siano. Quindi vi chiedo qual è il vostro prezzo. Noi abbiamo sicuramente bisogno di un anticipo in equipaggiamento. Come vede, la nostra ultima missione ci ha lasciato alquanto sguarniti. Ma non si faccia ingannare dal nostro aspetto. Si nasconde molto di più al di sotto di questi vili stracci. Molto bene. Potete fornirci un adeguato... Sì, allora vedi che si gira, prende un foglio, molto lentamente, stancamente riprende la sua penna e sopra scrive qualcosa.
poi lo chiude, lo piega in quattro e lo allunga sul tavolo, non te lo passa neanche con la mano, lo allunga così sul tavolo. Mostrate questo alle persone fuori dalla porta. Dicevamo, quanto mi costerà questo lavoro? Beh, direi che 100 monete d'oro a testa possono essere sufficienti. A lavoro fatto. Beh, equipaggiamento in anticipo. Ma con la possibilità di poter dare un'occhiata a tutte le informazioni che sicuramente i suoi sottoposti avranno accumulato in tutto questo tempo. Potete svolgere le indagini che volete, se accetterete il lavoro avrete libera entrata e uscita nella città. Ricordatevi però che siete sempre degli ospiti e anche voi una volta accettato il contratto sarete dei sottoposti, quindi vi chiedo di comportarvi come tali. Chiaramente per me è un grande onore avervi qua, non fraintendetemi, anzi mi stavo per dimenticare. In questo stesso edificio, che è tutta la mia residenza, vi invito a cena questa sera. Non ci sarete solo voi, ovviamente, ci saranno diverse persone, quindi vi chiedo cortesemente di sistemarvi un po'. Ci saranno persone molto importanti. Molto volentieri. Ci saranno anche altre avventurine oltre a voi. Sì, il programma di oggi è il seguente. La valle ha ricevuto una visita molto importante, che è il vescovo di Pacifica. Non lo aspettavamo, è una visita che ci fa molto piacere, perché ci ricorda che il regno ha sempre un occhio puntato verso di noi. Un occhio attento e caritatevole. È chiaro che il vescovo è un ospite, quindi anche lui va trattato come tale. È un'alta autorità di Pacifica, quindi... Mi sfugge il nome del vescovo. Hieras Baltasar. Vi consiglio di trattare anche lui con tutti i dovuti rispetti, perché è una persona molto importante e molto influente. Ovviamente il vescovo oggi nel tardo pomeriggio terrà una specie di celebrazione per il suo ordine. Comunque ci sarà una celebrazione all'interno della chiesa, della cattedrale, che è sempre qui all'interno di questo edificio, in un'altra ala che gli ho riservato a lui, e lui e il suo seguito. Ci sarà questa celebrazione e vi chiederei di partecipare tutti quanti, almeno voi quattro, anche solo per rispetto del nostro ospite. Dopodiché ci sarà la cena e lì siete invitati nelle stanze mie. Ci sarà il vescovo, probabilmente qualcuno del suo seguito, ci sarà mia moglie e potremo condividere una cena tranquillamente tutti insieme prima di dare il via al lavoro, a questa caccia. Spero che siate d'accordo in questo. Assolutamente. Dove possiamo trovare degli abiti adeguati? La città credo che
vi fornirà quello di cui avete bisogno senza problemi. Non abbiamo soldi con noi. Quella lettera fungerà da messaggero. Sarebbe possibile dare una parte della paga in anticipo? Credo di sì. Credo di sì. Bene. Contate di farcela quindi, di risolvere il problema? Posso contare su di voi? Sì, assolutamente. Non potevo trovare di meglio. Oh, bene, mi fa solo piacere sentire questa cosa. Perfetto. Beh, allora... A dopo. A più tardi. Mi raccomando... Non c'è bisogno di dirlo, ma finché sarete in città cercate di rigare dritto. Non mi piacciono i piantagrane. Non credo che sia. Vi fa onore. Per l'alloggiamento possiamo... Andate pure. Ci diranno tutte le guardie? Va bene. Quando se ne andate, ve ne andate, si mette le mani così, come se ci stesse un attimino riprendendo, ma comunque no, va bene. Uscite con la lettera in mano, fuori c'è il suo aiutante. Vede il biglietto, probabilmente è abituato. Venite con me. Andiamo. Vi porta attraverso una serie di nuovi corridoi nel palazzo, vi siete ufficialmente persi. Apre una porta, davanti a questa porta però ci sono due guardie. Non sembrano particolarmente minacciose, sono di piantone, no? Apre la porta e dentro vedete un'armeria intera. Sicuramente non è un'armeria delle più fornite in assoluto, però è comunque molto buona. All'interno trovate anche degli scaffali con dei vestiti vestiti da pratici, diciamo, da combattimento, via, non particolarmente eleganti, però discreti, sia da uomo che da donna. Non ci sono cose strane tipo attrezzi da mago, anzi qui proprio di magia non ne hai vista niente fino adesso. Però insomma, tutto quello che serve c'è. Poi va a una cassa in ferro, tira fuori una chiave, la apre e vedete che sta contando qualcosa, poi esce con quattro sacchetti di cuoio più o meno grossi così, legati, e ve li mette su un tavolo di legno, ce ne sono parecchi. Questi sono per voi e attenderò fino qua finché non vi sarete riforniti, poi il mio compito sarà terminato. Andiamo. Sacchetto. Sacchetto, di quanto? 20 monete d'oro. Boh, possiamo procedere verso Pacifica ora. Vai. Io adesso guardo l'armeria. Sì, sì, ci rifarniamo poi. Potremmo fare un loop. Potremmo continuare. Un camuffo. Esatto. Un camuffo continua a tornare. Buongiorno, siamo il novio per tuo bene. Ah, cioè, ogni giorno. No, io veramente, cioè, non fare. Ogni giorno è un momento diverso. Di fianco avete questo omino con una pergamena srotolata sul dritto e una penna d'occa così. E si accorge che lo guardate e fa: dovete dirmi di cosa avete bisogno e ve lo farò recapitare. Beh, io guardo tra gli abiti più che altro, perché ovviamente sono ancora vestita degli stracci, quindi tutto può bastare. Do un'occhiata e
Ci sarà un tipo solo di indumento? No, un paio ci sono, magari cambia il colore, cambia un po' il modello, però più o meno lo scopo è quello. Sì, quindi sono comodi, però possono essere utilizzati anche d'avventura, Sì, diciamo. no, sono Quindi, resistenti, ok, l'importante è sono... che abbia sempre un... se ha un cappuccio, meglio. Ce l'ho. No, ma non Gli sono brutti abiti. indico gli indumenti Gli indumenti prendeteli pure, non c'è nessun problema, anzi potete cambiarli dove volete, o portarveli via, come Ok, allora preferite. li prendo. Invece per quanto riguarda l'equipaggiamento, il vostro livello di accesso vi consente di avere un'arma principale, un'arma a testa, che io chiamo grande, e un'arma di scorta, di emergenza, non so. Ah, c'è cioè bipede da guerra e arco lungo. Come sei arrivato fin lì? Ci pensa un attimo e dice, credo che contino come due armi grandi. Ok, faccio palestra. Poi capisce, sì. Molto arguto. E tuttavia vi devo sempre imporre questo limite, Vabbè, mi accontento dell'ascia. purtroppo. Ah, e potete prendere un'armatura qualunque fino a cuoio rinforzato, o anche qualcuno di voi potrebbe addirittura avere una corazza d'anelli. Così quale. Vabbè, io prendo l'armatura di cuoio rinforzata, molto rinforzata. Tutto a gratis. Ci manca. Restiamo proprio per il problema che affligge la generazione in questo luogo. Beh, ovviamente Bjorn lo vedete, è il più contento in questo luogo, circondato da armi, taglienti, e finalmente vedi una gran bella ascia. Segna tranquillamente e gratuitamente, che è la cosa ancora più bella. Allora. Bene, è preso tutto. Io mi sono segnato anche. Ah, aspetta, giusto. Segnando Segna, tutto segna, quello che mi viene quello che ti in viene in mente. mente, a meno che non siano Ah, così a cose caso, senza indugio. esagerate. Guarda, cerino, rapino, Sì, qualcosa di simile. tagliola. Ah, no. Tagliola da Era orsi con la la Ah, quella risacchia. voglio! Vabbè, Certo. allora segniamo. Io ce Torcia. La l'avevo. corda posso prenderla anch'io? Torcia. Torcia anche, sì. La torcia io già ce 10. l'avevo. 10 torce. Torcia Sì, con... ce si n'è va, c'è un sono muro, piccole. insomma. Cioè, Ah, scusa. la corda l'hai presa? Da Certo, corda 20 un metri. metro ce l'hai tu. Per far spazio. Cazzo. Di solito è 15. Quindi Cazzo, io adesso ne ho preso un po' di lo roba. Adesso mi porta al staff, mondo già serviva. mi ritengo fortunata di averlo trovato, però borse Roba. particolari dove si possa inserire oggettistica un po' più... No, Non credo, no, perché è grazie, un'armeria, quindi zaino non... Ok, va, pieno. No, non sono comunque dimenticarle. molto soddisfatta già. Un ukulele ce l'abbiamo. Se avete terminato, posso condurvi nelle stanze dove potete avere un po' di solitudine per Sì, cambiarvi, fare insomma le cose grazie. vostre. Sì. Va bene. Va bene. Vi porta attraverso altri corridoi fino ad arrivare a delle stanze. Vi fa vedere due stanze aperte, una per le donne, una per gli uomini, potete cambiare a turno. E lui rimane Aspettavo su questo. Chiudo la porta, mi lì. Bene, vestizione. A posto, vi vestite totalmente bene. Allora, come sapete abbiamo un grande onore. Abbiamo Vescovo Baltasar in visita qua notturna. Ha chiesto di fare una cerimonia di inizio qui nel nostro palazzo, cioè, del sindaco,
e si svolgerà all'incirca tra un'ora, un'ora e mezza, credo. Vi chiederei per favore di partecipare, di essere puntuali. Ci siamo persi praticamente in questo posto, eh? Posso immaginare. Seguitemi, vi mostrerò dove si trova la chiesa interna. Nel frattempo che facciamo questo percorso, io gli chiedo se sa a quale ordine appartiene il vescovo. Io sono Maria Dreio. Si scusa, ma non lo ignora totalmente. Sa solo che è una persona molto importante dal punto di vista religioso di Pacifica e ha un bel po' di anni. E la cerimonia si sa come si svolge, cosa si fa durante questa cerimonia? È la prima volta quindi che capita? Non riceviamo molto spesso visite, soprattutto di persone così eminenti. Per noi, chiaro, è Ma cosa un grande onore. comporta questa visita? Lo ignoro purtroppo, ma credo sia solo una visita di piacere. Nel periodo migliore dell'anno. Sì, effettivamente, insomma, poteva andare meglio da questo punto di vista. Tuttavia la città è sicura, quindi la sua permanenza, se rimarrà qui all'interno delle mura, non avrà nessun tipo di problema. Ma il Speriamo non vescovo. incontri pericoli durante il viaggio. No, ma è già qua, eh. È Ah, già ok, arrivato i giorni scusate, non scorsi. avevo capito che ma il vescovo è al corrente di questi problemi? Non so, non ho ancora parlato col vescovo e credo che nemmeno avrò il privilegio. Nessuno di noi credo ce l'avrà. Tu sei sempre stato qui? Sono nato qui a Inga. Se dire qualcosa di più su questa bestia. Purtroppo no, non sono una persona molto coraggiosa. Se so che c'è un problema, semplicemente non ci vado. E non sono coraggioso come voi. Troverete sicuramente qualcuno che ne sa di più. Va bene, comunque venite con me. Accelera un po' il passo, come se volesse staccarsi da voi il prima possibile. Arriva e poco dopo vi fa vedere, va fuori all'esterno, fa un pezzo all'esterno, poi ritorna verso il palazzo e vedete un ingresso molto grande, anche se relativamente semplice, anche questo in legno. Adesso è chiusa, ma la chiesa è quella lì, lì si svolgerà la cerimonia e da lì ci sono poi gli alloggi del vescovo. Ricordate, tra circa un'ora, un po' più di un'ora, si gira e se ne va senza salutare.